ragazzi, sto arrivando, vi sono mancato. Sì, no, Tana dei Vichinghi, per favore, qualcuno risponda. Please, Tanino, Woody, Carletto, qui non risponde nessuno, sono solo con il paradiso dietro. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Oggi eccoci qui nella Tana dei Vichinghi perché faremo il video delle penitenze. Sì, finalmente userò la ruota con tutte le vostre penitenze, le inserirò all'interno e faremo praticamente una strage perché non so cosa ne verrà fuori. Prima di iniziare mi raccomando di lasciare un bel like, iscrivetevi al canale, attivate la campanella se anche voi volete essere dei piccoli vichinghini. Ditelo anche voi. Ma Baio manca qualcosa? Sputa il rospo, Carletto, chi manca? Forky! Forky? Qualcuno ha visto Forky? Dov'è? Scusa, Woody! Woody, dov'è il tuo amico? Di qualcosa! Ma non fare il giocattolo! Fai qualcosa di buono ogni tanto nella tua vita! Piccola forchettina, dove sei? Spazzatura, dove sei? Non si offende se lo chiamo spazzatura, anzi, a lui piace essere chiamato spazzatura. Forky! No dai ragazzi, sul serio, per favore, dove avete messo Forky? Io ci tengo, cioè è un mio amico ormai, dov'è? L'avete nascosto da qualche parte? L'avete nascosto qui? No? Cioè, dove se ne sarà andato? Aspetta, forse qui dietro... No, non c'è niente. No, dai, mannaggia. Forky, dove sei andato? Aspetta, sotto il tavolo? No, solo sedie, niente. Forky, ti prego, esci! Ma non è che per caso l'hanno utilizzato per mangiare ed è sul lavandino, perché magari lui è un forchetto? No, qui non c'è, ci sono soltanto stampini dei gelati, bicchieri. Qui no, c'è un coltello da lavare. Vediamo qui? No, qui che abbiamo? Tisane. Tisane, può essere che magari quello è malato di tisane? No, no, qui abbiamo soltanto bustine di tetisa. Aspetta, olio! Olio! Olio combina guai! Aspetta, lo poso perché sennò vero faccio un guaio. No, niente, non c'è... Aspetta, oh! Già che ci sono, ne approfitto che abbiamo qui un Nutella be ready! Ok! Sapete, la ricerca ti fa sprecare un sacco di calorie, quindi le dobbiamo riprendere. Ragazzi, chi ha potuto prendere Forky? È impossibile! Bisognerà trovare quel pazzo. Io non muoverò un passo fino a quando non tornerà il mio amico. Certo, questa cosa è molto strana. E se l'avesse catturato Granny Jason? Oddio, non ci voglio nemmeno pensare. Allora ragazzi, noi dobbiamo parlare. Assolutamente, io non ci sto. Voi sicuramente sapete qualcosa, quindi sputate il rospo. E questa volta sul serio. Allora Carletto, ascoltami bene. Se non mi dici chi ha preso Forky, io ti faccio uscire fuori con 40 gradi. E non ti conviene. Sì, sì, ma non mi fare il solletico... Fermo, non mi fare il solletico sulle orecchie. Stavi dicendo? Ah... Seriamente? Ragazzi, lui dice che non l'ha visto. Ma tu continui a insistere che non l'ha visto nessuno? Ma stai scherzando? Ma vuoi prendermi in giro? Senti, queste cose non si fanno. E se è uno scherzo, è uno scherzo di cattivo gusto. Quindi adesso parlate. Woody, almeno tu, ti prego. Tu sei uno sceriffo, amante della legge, amante della giustizia. Quindi dimmi la verità, ti prego. Cerchiamo di trovare Forky. Oh, è la sacca di Toy Story. Guardate quanto è carina. Eccolo lì, Forky. Forky, sei tu. Ah no, è solo stampato in un sacchetto. E poi c'è Toy Story 4. Cosa? Vediamo, forse all'interno. King, ma che ci fai tu qui? Ma hai mangiato Forky? Dai, ti prego, dimmi che sei lì, Forky. Continua a dormire, scusami se ti ho disturbato, King. Sono disperato, dov'è il mio amico? Forky, ti prego, se ci sei, batti un cucchiaio. Secondo me, Woody sa dove è andato a finire Forky, quindi me lo dirà lui. Sai benissimo che io ho sempre avuto tanta fiducia in te, giusto? Sei uno sceriffo. E quindi parla, ti prego, Woody, dai, dai. Ma dai, no, che fai? Cioè, Woody, no. Ma che fa? Si tuffa? Ma allora sei stupido, Woody? Ehi, dai, amico mio. Come? Ti prego, dimmi che stai scherzando. No, Woody ha detto che l'ha preso qualcuno che non si vedeva. È tornato, deve essere stato il fantasma. Non c'è altra opzione. Chi mai sarebbe potuto entrare nella tana dei vichinghi così, passare inosservato e prendere Forky e farlo sparire? E se l'ha portato con sé? Devo andare, devo scendere. Aspetta, 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 aspetta. Non posso mica scendere ora. Prima devo mettere a soqquadro tutta la tana. Devo provare a capire se il fantasma l'ha nascosto qui dentro. Se non c'è, vado fuori a cercarlo. Ma dove vado? Cioè, non c'è! Tanino, tu eventualmente vieni con me. E non fare il fifone, non accetto scuse. Iniziamo a cercarlo. Subito! Non penso l'abbia messo nel ghiaccio, è impossibile. Nel sale? No, cioè, ma poi è impossibile. Nel sale come fa? Vediamo qui? No, non c'è. E nemmeno qui. Ti prego, vediamo se c'è qui? No, soltanto piatti, bicchieri e caffettiere, poi non c'è altro. Sto iniziando a sudare tantissimo, ragazzi, qui fa caldo e la tensione non mi aiuta per niente. Forse è qui in doccia. No, c'è un balsamo per terra. E se fosse dentro il bagno? Oddio, ti prego, dimmi di no. Forky? Ti prego, Forky. Forky!
Forky! Forky! Sei tu? Ma no! Il mio povero Forky! Ma chi è stato a ridurti così? Fantasma maledetto, ma lo pagherai! Noi non c'entrava niente in tutta questa storia! Hanno spezzato il mio Forky! Ah! Non riuscirò mai a farlo uguale, ma soprattutto lui era unico! Era il mio amico spazzatura! Io te lo prometto, me la pagherai, non dovevi toccare il mio amico! Ma voi non siete riusciti a fare completamente niente! Vi rendete conto come ha ridotto Forky? Poverino, gli hanno staccato la faccia, gli hanno tolto gli occhietti, gli hanno tolto tutto. L'avranno torturato, ma lui non sapeva nulla. Che poi cosa vogliono chiedere a una forchetta? Sono disperato, come farò adesso senza Forky? La mia vita è finita. Aspetta un attimo, il mio Forky non era proprio così, era un po' diverso. Mi ricordo che queste qui erano tagliate bene, ma queste qui sembrano tagliate in maniera scorretta. Ora io non so se è stato per via delle torture che il fantasma gli ha fatto, però non era uguale. E se qualcuno mi stesse facendo uno scherzo? In realtà non potrò mai saperlo, perché fino a quando non troverò un altro Forky, cioè quello originale, è impossibile capire se il fantasma ha fatto del male a Forky, se lui è veramente Forky o se Forky si trova qui. E poi fantasma, voglio capire cosa vuoi ancora da me. Non ti basta avermi rovinato la vita? Ti ricordo che mi hai dato anche un colpo di mazza in testa, e quello ha fatto parecchio male. Sono rimasto a terra per ore ed ore. È arrivato il momento della bevuta ignorante. Dopo la bevuta ignorante ci vuole un ballo ignorante. Sì, ok, ma adesso basta. Non posso continuare a giocare, il mio amico Forky è in pericolo! Ciao mamma, ascoltami, non è che per caso avete preso una forchetta che camminava per i fatti suoi? Sì, nella tana, sì, ovviamente, nella tana. Le forchette non parlano. Lo so, mamma, che non parla, ma non è una forchetta normale, è il mio amico Forky! Io sono pazzo, completamente pazzo, mi sono bevuto il cervello. Ma dai, mamma, cioè, ti sto dicendo la verità, credimi, avevo qui un forchetto che si chiamava Forky ed era spazzatu... Ha riattaccato. Ciao papà, ascolta, non è che per caso hai visto un forchetto nella tana? Sì. Papà, non le posate, no. Un forchetto era tipo di plastica e c'aveva gli occhi. Un forchetto non può mai avere gli occhi. Ma sì, 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 ma lo so, è normale che non può avere gli occhi. Era un forchetto particolare. Ma dai però, anche mio padre è riattaccato. Ma non va bene così. Cioè, nessuno vuole parlare con me. È finita. È finita, lo so. Purtroppo non lo troverò mai. Mi ricordo quella volta quando ti ho preparato la boccuccia col DAS. Mi sporcavo sempre. Era bellissimo vederti con quegli occhi storti. Eri un mio amico, ti volevo bene. Ovunque tu sia, Forky, mi mancherai. Spero di vederti un giorno. Ragazzi, vi prego, se avete qualche idea di dove possa essere nascosto Forky, scrivetemelo qui sotto nei commenti, così proverò a cercarlo. Sì, per favore, datemi una mano, perché mi sento tanto inutile. Se non posso aiutare un amico, cosa faccio? Cioè, io sono un vichingo, sono fatto per aiutare la gente, e quindi lo devo fare. Sono veramente stanco. Non posso arrendermi, non posso. Forky ha bisogno di me. Perché questo fantasma ce l'ha tanto con me? Perché? Spiegatemelo, perché? No. E tu cosa ci fai lì? Anche voi state pensando a ciò che penso io? Il pendolo magico della rivelazione. Il primo oggetto magico del fantasma. L'ho nascosto un paio di mesi fa e non sapevo più nemmeno dove fosse. Invece eccolo qui, non ci credo. Forse lui potrà aiutarmi nella ricerca. Pendolo della verità, io non so dove si trova il mio amico Forky. Adesso ti prego, puoi dirmi dove si trova? Chiudo gli occhi e provo a concentrarmi. Ok, ho visto... del buio. C'era un po' di confusione, c'erano tante cose insieme. Non è da solo, si trova insieme ad altre cose. Non so il perché ho sentito un certo odore strano, una puzza più che altro. Spazzatura. Aspetta un attimo. Spazzatura? Forky è stato fatto dalla spazzatura? Ci sono! Eccolo lì! Il mio amico! Ma dove sei stato, mio amico? Dove sei stato? Eccolo qui, sano e salvo! Era nel cesto della spazzatura! Ecco perché non riuscivo a trovarlo! Finalmente sei qui, mi hai fatto prendere un colpo! Grazie, Pendolo! Sei stato veramente utilissimo! Sei veramente fortissimo, Pendolo! Io lo sapevo che prima o poi avrei avuto bisogno di te! Lo sai che mi hai fatto prendere un colpo? Guarda qui, c'era anche un tuo sosia! Ma io lo sapevo che tu non ci somigliavi per niente a questo! È stata tutta opera del fantasma! Infatti, qui c'è un biglietto! È
prima qualcuno mi libera dalla lampada del genio. E dopo la maschera di Granny Jason passa dal divano al pavimento. C'è qualcuno che sta complottando contro di me, c'è qualcosa che non va. Adesso è sparito Forky, domani potrebbe sparire Tanino. Se sparisse Tanino non è che la cosa mi dispiacerebbe, ma... Sta scherzando, amico mio, lo sai, io ti voglio bene. Andiamo a leggere questo biglietto. Aspetto ancora il terzo oggetto magico. Datti una mossa, scemo di un vichingo. Firmato il fantasma. Fantasmino, la devi smettere di provocarmi. Ma lo capisci che io non sono uno stupido? Lo capisci che io non sono uno scemo di vichingo? Diglielo quando lo beccherai di nuovo. Anzi, io spero di no, perché ti vedo abbastanza traumatizzato, fratello. Forse è arrivato il momento di metterti lì. Comunque, fantasma, voglio che tu sappia una cosa. Non ho più nessuna intenzione di sottostare alle tue regole. Ho già ritrovato due oggetti magici e per ritrovare il secondo sono andato in Grecia. E non mi puoi intimidire, non saranno le tue minacce a sconfiggere. Cercateli da solo gli altri cinque, non voglio più fare niente. È estate e mi godo l'estate. E se mi stai sentendo, fantasma formaggino, sappi che non ho paura di te. Non dovrei provocarlo così tanto, lo so. E tu, Woody, e anche tu, Carletto, visto che siete più grandi, cercate di proteggere questo sventurato. L'avete visto, è quattro ossa. Cioè, più quattro pezzi di plastica e quattro pezzi di spazzatura. Comunque proteggetelo, è pur sempre il nostro amico ormai. Spero che il fantasma la smetta di torturarmi la vita e se ne vada una volta e per tutte. D'altronde sono stanco di lavorare per lui. Hashtag di oggi è fantasma vai via, così magari la smette di torturarmi la vita. Quindi scrivete qui sotto tutti fantasma vai via e io lascerò un bellissimo cuoricino a tutti coloro che lo faranno, anche se ho l'impressione che non se ne andrà mai e che mi torturerà per sempre. L'avventura di oggi finisce qui. Se questo video di oggi vi è piaciuto, mi raccomando di spolliciare come vichinghi. Noi ci vediamo al prossimo video. Ciao.